proteggermi. Ci stiamo avvicinando. Non vedo nulla di simile a un insediamento, però. Si passa per di là. Forza. Puoi curarmi un po'? Grazie per lo strappo. Già, questa volta teniamoci a distanza. Qui è tutto in rovina. Un cacciatore di taglie. Gli Axion ci hanno rintracciato. Aiuto, Tim! Sei fermato? Arrivo! State giù! Dammene uno! Niente male. Io sono Cage Vanda. Questo Grufafango ha trovato le tue tracce all'avamposto. Cal, vuol dire che mi tenevi d'occhio. Oh,
Tutti ti tengono d'occhio, Cal. Non capita tutti i giorni che i nuovi arrivati si presentino abbattendo uno degli uomini di Ravis e, tra parentesi, ci sai fare. Bella entrata in scena. Grazie. Che cosa vuoi? Ah, cosa voglio? Cal, voglio ricompensarti per ognuno di questi che metterai fuori gioco. Non sei l'unico che è venuto su Kobo in cerca di pace e tranquillità. Strappale i cacciatori di taglie e ti premierò con qualcosa di bello. Era uno degli Axion. Significa che ne arriveranno altri. Esatto. Per tua fortuna. Occhi e orecchie ovunque. Passa al saloon. Ti aiuterò a sbarazzarti dei cacciatori. Bene. Ci penserò su. Qui sono l'unico a non avere dei razzi. Ehi, guarda! Andiamo, amico. Dobbiamo ancora trovare il rifugio di Dagan. Ben fatto, BD. Percepisci il pianeta nel suo insieme ed entra in sintonia. Credo di... Sì, lo sento. Così, molto bene, Padawan. Non te la sei sentita di darmi una mano? Gratis? Non credo proprio. Perché questo aggeggio non funziona? Voglio spaccare in due questa inutile robaccia.
Questo deve essere il posto di cui parlava Cordova. Non siamo i soli che stanno cercando qualcosa qui. Pensi che sia Dagan? Andiamo a mostrarlo a Zeta. Benvenuti, Jedi. Quella è Santari Kree. Imparerete a canalizzare la covo materia per prepararvi ad attraversare l'abisso. Ma se avrete successo, rafforzerete ancora di più la vostra connessione alla forza. Il legame con la forza vi guiderà fino alla nostra meta comune, Tanalor. Santari Kree addestrava i Jedi per il viaggio attraverso l'abisso. BD, troviamo il modo di togliere quella sfera da lì.
Dovremmo sfruttare quella corrente? Stammi bene, d'accordo? Bella scoperta. Portiamolo da Zeta. Sono qui, Biddy. Sfruttiamo quella corrente. Mi serve aiuto! Benvenuti, Jedi. Su ogni mondo raggiunto dalla Repubblica ci sono nuove opportunità per condividere e imparare. E questo pianeta ha molto da insegnare. Cosa avevi scoperto, Santari? Chissà quali segreti si celano in questo luogo. Cobo Materia,
È dappertutto. Va bene, proviamo. Riteniamo che la Cobo Materia abbia origine dal cuore dell'abisso. Questa strana sostanza è misteriosa. Eppure siamo in grado di studiarla e manipolarla. Come ogni cosa, una volta compresa, può essere indirizzata e controllata. Devo far arrivare l'energia a quella materia. Potremmo usare il polverizzatore. Bella idea, amico. Diamo questo disco dati a Z. Possono risolvere gli enigmi della galassia e metterli al servizio del bene comune. La forza è la nostra guida. Sembra l'ordine che ricordo io. Tutto ciò che ha costruito Kree è stato distrutto da una catastrofe imprevista. A volte sembra che la storia continui a ripetersi. Ho sentito la maestra Kree parlare dei suoi sogni per l'abisso. Evita di fare congetture e di origliare. Sì, maestro. Le mie scuse. Un altro condotto ripulito. Ora possiamo usare la corrente per arrivare dall'altra parte. Fuori, Jedi! Combatti!
Nessuna possibilità. Prendi questo. Non ti perdonerò. Me ne vado. Dammi una mano. Prevedibile. Combatti al mio fianco. Prendi questo. La pagherai. Mi hai mangiato. Quassù non puoi colpire. Questo progetto inizia a turbarmi. Non siamo noi a decidere. Beh, perfino i Padawan sospettano qualcosa. Ecco! Lo trafico! Sei forte! Ha subito danni! Benvenuti, Jedi. I nemici della pace minacciano la frontiera e la nostra repubblica. Superato l'abisso, Tanalor può diventare un baluardo contro questo pericolo. Una luce di speranza e giustizia per l'orlo esterno. Per lei Tanalor era più di una missione. Era il sogno di un futuro migliore. Che ci hai messo tanto? Ho fatto prima possibile. Il mio maestro è insistente. Beh, di questo non devi più preoccuparti. Non qui.
Ora possiamo arrivare in cima. Concentrati. Tutto pronto. Guardiamo dentro. Cosa si aspetta di trovare qui? Predone con una spada laser. Dagan li starà mandando in giro per qualche motivo. E noi stiamo seguendo la stessa pista. Siamo chiusi fuori. Non si passa. Un altro di quei dispositivi. Ah, è rotto anche questo. Sta arrivando! Distruggila, ora! No! Aspetta! Santari! Un altro macchinario di Santari. Dagan ha ucciso dei Jedi per averlo distrutto. Potrebbero essere la risposta che cerchiamo. Riportiamolo al maestro Cordova. Questo ce l'aveva il maestro Tapalla. Respingile! Attenzione! Io... non... Dovremmo riportarlo a Jeddah. Il maestro Cordova vorrà vedere cosa abbiamo trovato.
Cosa posso proporvi oggi? Trovati sottovento durante il ciclo ormonale di Targo. 400 sensori. A quel prezzo per un motivo. Dovrei farti pagare il doppio. Mi sto addormentando, Cal. Non è niente male, bisogna ammetterlo. Attento a quei cacciatori, Cal. Benvenuto! Fai come se fossi a casa tua. Ehi, che bello trovarvi entrambi qui al Pailun. Grazie ancora per l'invito. Mi chiamo Ash Havi, comunque. Io sono Cal, lui è BD1. Caspita, non mi avevi detto che posto sarebbe stato questo. Il saloon ha una pessima acustica, una clientela strana e un bagno che funziona appena. È perfetto! Sono curioso di ascoltare qualcosa. La playlist di Grease è più vecchia dell'Alta Repubblica. Capito, Cal. Parla con DD&C se vuoi sentire qualcosa di particolare. Lo farò. Grazie. Fermiamoci.
Andiamo là. E Jedha sia! Cordova saprà qualcosa sulla te...
tecnologia trovata da Cal. Scherzi? Quel tipo è un pozzo di cultura. Sono contento di rivedere Sir. Le devo molto. Mi ha anticipato lei i crediti per il Pailun. Quanto le devi, Gris? 2000 crediti, più o meno. Se le cucinassi il famoso sformato di nonna Pailun, potrebbe anche abbuonarmeli. Per 2000 crediti, meglio che sia uno sformato con i fiocchi. Mettiti a sedere, Cal. Tu non vieni, Gris? Forse dopo. Resterò sulla Mantis a fare qualche diagnostica. Se ti servono riparazioni, gli anacoreti di Sir ti aiuteranno volentieri. No, grazie. Meglio che quei tipi strani non armeggino con la mia nave. Sono d'accordo, ma come possiamo sapere che sarà... Che strano congegno. Questo sembra essere una copia. Entrambi sono stati danneggiati da spade laser. Io non c'entro, questa volta. Non sia mai, Riuscirai a ripararlo? Non lo so, ma sicuramente ci proverò. Maestra Genda, l'impero si avvicina al rifugio del pellegrino. È una forza d'assalto? No, una squadra di scavo. Bene, non sanno del rifugio. Per ora? Rifugio. Tra le rovine. È iniziata l'evacuazione? È già in corso, ma fratello Armias non risponde. Armias ha i codici di contatto. Se lo catturano, l'intero cammino segreto sarà in pericolo. Conosco le rovine, vado io. E io verrò con te. Bod? Preferisco restare qui. Mi renderò utile. Mi serviva proprio un assistente. Trovate Armias. Contaci. E testa sulle spalle. Con lui, dici? Non prometto nulla. Credo che si riferisse a te. Il rifugio è lontano? No, ma ci servirà uno spamel per arrivarci. Si radunano vicino alla base. Seguimi. Cos'era questo posto? Un vecchio monastero degli anacoreti. Notevole, vero? Sì. Andiamo? Dobbiamo trovare Armias e quei codici di contatto. Il rifugio del pellegrino è un tempio antico. Sir e il maestro Cordova l'hanno scelto come rifugio del cammino segreto. Sapevamo che l'impero sarebbe arrivato, ma non così presto. La maestra Genda ci aveva detto del tuo arrivo. È un onore incontrare una persona meritevole del suo rispetto. Posso accompagnarti? Sei la prima strega che conosco e ho molte domande. Il passo del pellegrino è dall'altra parte del deserto. Di qua, maestra Genda, ci siamo quasi. Allora, cosa ne pensi? È vecchia, abbandonata e nel mezzo del nulla. È perfetto.
Fermiamoci. Bene, sono pronto. Bene, procediamo. Ecco il nostro passaggio. Stai comoda là dietro? È accettabile. Speriamo che questo Spamel non ci abbandoni. Non pensarci, Cal. Tu non c'entri. Quanti rifugi sono rimasti al cammino? Non saprei, ma sospetto non siano molti. Forze di invasione rilevate. Cerchiamo di non attirare l'attenzione. Non sarà facile col deserto che pullula di imperiali. Vuol dire che li affronteremo insieme. Niente fretta. Piano. Avanti! Una battaglia! Come ai vecchi tempi! Con calma. Adesso! Devi curarti! Un altro! No! Non puoi morire!